Sono andata a posto, sono impostato malato, un po' svegliato che sta a poco a me. Ci viene. Mamma mia, Carmen. Lo sapevo già che finiva così, troppa umidità, troppa. Acqua, fredda. Pronta l'acqua. Metti l'uovo. Posso trovare su cosa? Trenta, 36 minuti. Io sapevo perché mi sento troppo debole, capito? È sceso 31 botte a 39 mesi, 36 meno 2. Mi sento proprio i mancati, capito? Certo, è sceso un poco troppo. Da mettere che la da supposto, te stava venendo con l'ass. Comunque, mo vaga a chiamo Birka, così vediamo che dice, va bene? Ah, Patri. Che? Dingelo pure. Che già fa questa emorragia, domanda. Vieni un po' se mi può venire a guardare, un po' per piacere, sì. Ma quale emorragia, vici? Chi le ho raffreddore forte che ha rotto qualche venuzzo rindo un naso? Sono quattro gocce di sangue, non ti preoccupare. No, ma, cioè, si permetti, mi preoccupo. Se mi vengono miele, che famo? Dice, guarda, non vi preoccupate, si sarà rotto una venuzza nel naso. Pure per me, sono chiuso. Ma ci non sta pure a me tranquilla, no? Padre, fa venire Mirko. Va bene. Padre, ci piace la roba un po' questa fanesca, fa passare un po' grave. Come va? Sta bene, sta bene. Ringraziando a Dio, sta bene. Sta bene, ringraziando a Dio. Ma ci vuole con l'astra, la 39 mi sapeva a 36 meno 2. Nemorragia buonata, così bene, bene. Non solo, ringraziando a Dio. Ah no, no, non è niente, non ti preoccupare. Hai visto? Ha cagnato pure colorito rispetto a ieri. Lei le sta male, so. Allora li vediamo da Roma? No, a Venezia. Ma lei, sì, non so, nel caso che non dà mietto, che lei sta, perché è una maglia così, ma la pigli. Ma come vince la butto? La maglia nuova la butto, l'ho comprata prima di venire qua. Sì, mica sto dicendo che lei buttava per forma, pensavo che era una maglia così, qualità, cioè che la teneva per dire, ma la pigliavi. Vince, a voi, tarunco. Ah, sì, mica voglio offrire subito di fare. Non importa me la magica, non mi sento buono, figura. Ah, ma non dice la scemità. Ha chiamato il fratello di Anna. Aite che fra un'ora e mezza, due ore sta qua. Perché? Il fratello Anna è medico. E come no? Sta studiando, quasi. Sta studiando qua. Cioè, pigliatela alla leggera sta cosa, capite? Come si sta così, ma boh. Ma che buona, non ci ho trovato a nessuno. Alfred, se è per te ci stai? No, no, no. Solo se è un certo Sibona, ricordati. Mamma, l'acqua sul fuoco sta bollendo. Ah, brava che la Valeria. Hai spento? Sì. Andiamo, Tieni, fammela. È per te. A me? I ritti che ci sto? Certo. Certo. Perché io sono... Niente, cioè sono una chiave, non lo so, quando chiamano is, oh, sempre un momento, vedo se c'è, vediamo, chiamiamo. Buona a me, basta, c'è Vincenzo, come no? Dire a Roli che poi sta sempre qua, non lo so, chi è? Tonino. Ma mi rugarmi. No, padre, guarda, dici che non ci sono. Ma già ci dite che ci stai. Ma ha combinato di che sta maniera, che sta telefono pure. Viene una cosa, dici che sto malata e che non posso rispondere. Io con Tonino non voglio parlare. No, dottore.
che significa questo? Se facete così mi facete pigliare collo. Un'altra volta non vi posso chiamare più. E vabbè, la prossima volta vuol dire che mi pagate tutti insieme. Tanto non ci fate niente. Ah no, io a tuo fratello, mi fa pigliare collo, non si può pigliare i soldi. Vabbè, lasciate stare, si vede che li tiene. Sì, sì. Arrivederci, signora. Grazie, dottor, grazie assai. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Fammi aprire poco a cosa. Vince, tutto a posto? Vuoi qualche cosa? Non voglio niente, non voglio niente. Io sto in Indagoci. No, Patrick, pur... Ciao. Ciao. Hai detto così, dottore, per raffreddore, prendi frutta, capito? Cioè, hai detto no, le medicine, tutte queste medicine, guarda. Perché ci ha detto che contiene vitamina C, no? Si sa, e fa bene per raffreddore. Quindi, niente, cioè, hai bisogno di frutta. Ma pare che la frutta è fernuta. E comunque l'hai mangiato già a pranzo. Mangiate che cosa? Una mela? Piccirello? Vabbè, allora la vado a comprare. Allora io subito torno. Adesso come ti senti? Bene? Sì, sì, ma... Cioè, ma io sto bene, non è che mi senti io proprio, capito, non è che ho avuto una cosa, ma... No. Solo che ci sta mia madre, ma si preoccupa, capito? Sai come sono fatto la mamma, no? Con i figli. Cioè, hai visto un po' di febbre, un po' di sangue dal naso, che è il raffreddore stesso, no? Ma l'emorragia, chiamato in me. Cioè, loro sono fatti così, perché ce l'ho detto, mi ha detto, mamma, guardi che sarà una venuzza nel naso, che capita. Noi abbiamo tutte le venuzze nel naso. Si spezza uno, esce un po' di sangue. È anziano, capite? Allora... Farla contenta, vabbè, il dottore ha detto proprio, dottore, chiami il dottore per farla contenta, insomma. Mi siedo? Sì, sì, anzi, scusa, che... È strano, io e te ci siamo visti due volte, ieri sono stata male io, oggi tu. Poi è veramente strano perché era la prima volta a me che mi capitava di svenire, non mi era mai successo. No, a me sì. Anzi, cioè, quando ero piccolo io, guarda, venivo sempre. Sempre? Sì, cioè, vabbè, sempre è il modo di dire, ma ci venivo proprio cioè, spesso, proprio. Cioè, ogni tanto boom, mi trovavano per terra, ci venivo, capite? Ma... Tu che studiavi con mia sorella? Patrizia mi ha detto che studiavate insieme, venivi qua. Sì, sì, venivo qua a studiare. Infatti io praticamente conosco tutti la tua famiglia, conosco tua madre, conosco Alfredo, solo a te non... Cioè, sapevo della tua esistenza, però non c'eri mai, non t'ho mai visto. Sì, ma infatti, cioè quando... Tanto tempo fa non c'ero quasi mai a casa. Alfredo no, che lui già si occupava di teatro. Lui scriveva, faceva stile e restava a casa. Io appena... stavo sempre per strada, che girava... Era un po' più, cioè, più ribelle, diciamo, no? Ma per dire, cioè, stavo sempre, poi tornavo sempre tardi a casa. Per questo forse non ci siamo mai incontrati, perché io tornavo sempre tardissimo. E perché? Che facevi? Dove andavi? Io stavo con gli amici, si parlava, capito? Si stava insieme, poi ci veniva. Allora, mentre mi riprendevo, mi accompagnavano a casa e allora si faceva tardi. Tornava tardi, capito? Perché tu che, cioè, che fai come così in generale, come cose che ho? Io? Ma io niente adesso, perché lavoro da 2 anni a Perugia, no? Però lì non è che il lavoro mi piace molto, poi non mi sono mai ambientata nella città. Ma ora stai qua invece, cioè stai a Napoli, dica, sai che genitori? Sì, adesso vivo dai miei genitori, però non è che qua vada molto meglio, perché così mi sento un poco spaesata pure qua. Mi è rimasta un'amica, una che è un poco provvisoria come me, e una che quando eravamo piccole facevamo tutti insieme. Si chiama Vittoria, ha una bella casa al mare.